siamo qui al red carpet di Avatar con Francesco Pezzulli e sei tornato a doppiare Avatar dopo 13 anni. Esattamente. Come ti sei ritrovato con questo attore? Hai fatto fatica a riprenderlo o è stato tutto normale? Ma certe magie si rinnovano in maniera incredibile. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo, Sam Worthington, 13 anni fa in occasione del primo Avatar 1 e di immergersi nella magia del 2, insomma, è stato un po' come tornare a casa. Era una cosa che aspettavamo, non pensavo ci volesse tutto questo tempo, però è stata una grande emozione. 13 anni sono stati tanti, quindi si è passati anche purtroppo da un altro direttore per motivi che non potevamo stabilire, non potevamo prevedere, quindi da Tonino Accolla a Marco Mete. La differenza di lavorazione è un ricordo di Tonino, se sono cambiati sicuramente i tempi e le modalità, era un doppiaggio di un'altra epoca se vogliamo, però Marco è un direttore straordinario e poi ha lavorato tanto anche lui con Tonino Accolla, come del resto anche io, e quindi abbiamo cercato di rispettare al massimo le sue intuizioni e poi il lavoro va da sé, insomma, è sempre quello. Cosa ti aspetti da questo film? Pensi che farà successo? Secondo me è più bello del numero uno, perché ci sono dei temi molto belli, quelli della famiglia, dei figli, che devo dire sono davvero toccanti. Io mi sono emozionato, soprattutto al finale, ma non vi dico nulla, perché visto che siamo all'anteprima, poi lo scopriremo insieme. Okay. Grazie. Grazie a te. Ciao.